Ho detto, la domanda era su che cosa si basa il bello, perché voi reputate bello una cosa e brutto un'altra. Iris è l'unica che mi ha scritto, si è avvicinata, mi sono inventato di rispondere, cioè mi ero segnato tra i mail di volta che poi è rimasta lì. Perché? Rallenta, scandisci bene perché non... Dicevo, nessuno di voi ci ha pensato, perlomeno gli è venuto in mente qualcosa. Lancia la frase. Partiamo direttamente? Ok, grazie, inizia tu. Aspetta, volevo prima sentire un poco... Ok, perfetto. Wow, c'è un po' di investimenti di Lucia, ma vedo si parlava del bello, si parlava del bello, è rinata. Allora ragazzi, alla luce di quello che abbiamo detto l'altra volta, secondo voi dove andremo a finire? Allora, l'altra volta abbiamo spiegato che il nostro cervello non fa processi casuali, ogni volta che fa un processo c'è un motivo. Quindi possiamo partire da un assunto facilissimo. Il bello non è casuale, c'è un motivo per cui le cose sembrano belle e un motivo per cui le cose sembrano brutte. Però è difficile da capire. Ed è difficile da capire per una serie di ragioni. Allora, vi faccio vedere come il concetto di bellezza è estremamente variabile. Questo è il motivo che lo rende un concetto davvero difficile da capire. Bellezza in India, in Africa, paesi occidentali. L'unica donna bella qui in mezzo, secondo il nostro punto di vista, è questa qui. In realtà, se noi ci mettessimo dal punto di vista di un uomo dell'India, chiaramente l'unica donna bella sarebbe questa, le altre due sarebbero brutte. Stessa cosa per un uomo africano. La bellezza quindi di certo non è universale a livello, non è uguale su tutta la terra, tant'è che ci sono persone che trovano belle donne come queste, quindi vabbè, a questo punto credo che ci sia qualche problema mentale, ma non per il fatto che lo trovano bella, per il fatto che si fanno mischiettare il labbro. Vabbè, stessa cosa per gli uomini. Diversi concetti di bellezza in diverse aree del mondo, fino ad arrivare agli assurdi. Gli indigeni che si truccano in questo modo vengono reputati belli, e quelle sono radici infilate nel naso, se non sono. Anche se la cosa fa ridere, possiamo capire come, di certo, già possiamo dire una cosa: come minimo la bellezza non è una cosa che tutti gli esseri umani del pianeta Terra condividono. Varia da regione a regione. Anche nell'ambito della stessa regione ci sono vari concetti di bellezza, diciamo così, le varie correnti culturali. Emo, techno, hippie, insomma. Quindi non è neanche una bellezza che varia da nazione a nazione, ma anche all'interno della stessa nazione o area geografica ci sono diversi gruppi. E vi faccio vedere come la cosa si complica ancora se pensiamo che l'idea di bellezza si modifica nel tempo. Bene, la Venere di Willendorf, che risale a 6-7 mila anni fa, se non sbaglio, a quell'epoca le donne belle erano grasse, perché si pensava che una donna grassa potesse essere più adatta a fare figli. Quindi, una donna grassa era bella. Nell'epoca dei greci invece c'era un concetto di bellezza più o meno simile al nostro, infatti potete osservare come la Venere di Milo, credo che sia questa, la Venere di Milo è magra e insomma ha una corporatura quasi atletica, possiamo dire. Questo perché si era capito che le persone grasse non vivono a lungo, anche se non capivano i problemi di obesità e malattie cardiovascolari, si era però osservato che le donne grasse non vivevano a lungo come le donne magre. Quindi, ciò che ci porta a definire bello un vestito, un ornamento, addirittura una casa, non varia solo a seconda delle aree geografiche, varia anche all'interno delle aree geografiche, all'interno dei gruppi, e all'interno dei gruppi varia nel tempo. Questo è un esempio che calza a pennello. Pantaloni. Credo che calza a pennello solo con la sinistra. Sì. Allora, i pantaloni. Calza.
Negli anni 70 si utilizzavano i cosiddetti pantaloni a zampa di elefante, vedete, stretti fino al ginocchio, e sotto si allargano a tromba praticamente. Chiaramente potete capire quanto sono scomodi questi pantaloni, perché camminando ci si impiccia. C'è stato un periodo in cui andavano di moda i pantaloni a sigaretta, che potete notare come sono stretti, quindi ti viene un ictus al piede portandoli. Oggi ne vediamo belli questi pantaloni, questi sono ridicoli. Non è questione di essere brutto qui, qui è questione proprio di ridicolo. Oggi reputiamo belli questi pantaloni, che sono praticamente quelli che credo che tutti noi qui indossiamo. Ma vi faccio notare come in quest'epoca gli altri due vengono reputati ridicoli. Quindi la bellezza è un processo strano. Varia nelle epoche, varia a seconda delle persone che si frequentano. La domanda, facevo questa qui, la domanda è molto più basilare. Perché? Perché la bellezza? Come vi ho detto prima, il cervello non fa processi casuali, ma soprattutto imparate anche un'altra cosa, il cervello fa economia. Se una cosa non serve, il cervello tende a scartarla. Quindi, se il meccanismo di riconoscimento della bellezza è rimasto, ci deve essere un motivo. Altrimenti si sarebbe perso. Se fosse stato solo un'ammirazione fine a se stessa, come pensavano nell'antica Grecia, il nostro cervello non avrebbe perso tempo a trovare belle le cose. Il nostro cervello è un cervello animale, discende dalle cime, deve vedere come mangiare ogni giorno, deve vedere come sistemarsi, deve vedere come vivere. Se una cosa è solo fine a se stessa, non ha un'utilità pratica o non ha un vantaggio per noi, il nostro cervello tende a dimenticarla, tende a non farla andare avanti. Continuo. Ebbene, quindi qual è il meccanismo che determina la bellezza? Perché si è conservato? La risposta è semplice, risiede nell'origine dell'uomo. L'uomo si è voluto dalle scimmie, ne siamo diversi solo per l'1% del DNA, giusto? Un po' più dell'1%. E le scimmie sono animali che vivono in branco. L'uomo è molto simile alla scimmia, e per quanto ci suoni strano dalle caratteristiche animalesche all'uomo, l'uomo è un animale da branco. L'uomo non è fatto per vivere da solo come una vita, sono forme un po' strane e vanno contro l'istinto dell'uomo. L'uomo è portato per istinto a vivere in comunità, in gruppi, quelli che gli animali definiamo branchi, così come le scimmie. Il branco influenza altamente l'uomo. Adesso noi siamo abituati nei film che abbiamo visto, cartoni animati, all'idea che un branco sta da una parte, un altro branco è completamente isolato. L'evoluzione dell'uomo fa però sì che in uno stesso contesto coesistano vari branchi contemporaneamente. Questi si ammazzino tra di loro, sì, nella maggior parte dei casi. In questo caso abbiamo creato il branco dei verdi, dei gialli e dei rossi. Come sapete, nei branchi c'è sempre un elemento, il capobranco, che prende gran parte delle decisioni per il branco, è quello più affidabile. E negli animali, quando possono, c'è questo continuo istinto per cercare di diventare il capobranco. E quelli anche che non sono il capobranco però si sforzano il più possibile di continuare ad essere un elemento del branco, perché sanno che se venissero cacciati, se non rispettassero le regole del branco, loro sarebbero solo indifesi e morirebbero combattendo contro altri predatori. Ad esempio i cinghiali, i maiali, da soli sono indifesi, un maiale non riuscirebbe a fare male più di tanto, però se sono in branco i maiali hanno una grande potenza, possono attaccare, o anche i piranha. Sapete che un piranha da solo non attacca, solo se c'è un gruppo di piranha, i piranha riescono ad attaccare e anche ad uccidere animali molto più grandi di loro, o anche le api, pensate. Quindi la forza del branco sta nel far parte proprio di un gruppo. E si è selezionato come istinto il meccanismo di cercare di adattarsi al gruppo, di adattarsi alle esigenze del gruppo. Prendiamo 3 paio di scarpe, mocassini, Converse, scarpe da ginnastica e scarponi. Ogni branco
scegli un paio di scarpe per una serie di motivi, possono venire, essere pagati, ad esempio il Franco di Rossi è stato pagato dal pittore della scarpa per indossare queste scarpe, loro così senza motivo indossano queste, o sono trovati in un negozio un'offerta per queste scarpe. Stessa cosa per i gialli e per i verdi. Cosa succede però? Quando arriva un nuovo individuo che non è ancora inserito nel branco, prima di tutto lui ha l'istinto di inserirsi in un branco, da solo è debole, necessita per istinto di aggregarsi al gruppo. Vediamo cosa le succederà. Riceverà le influenze dagli elementi che gli sono vicini, da quelli che ha più, con cui ha più contatti. In questo caso vediamo che è più vicina ai verdi e verrà influenzata maggiormente dai verdi. Ragazzi, il bello è un meccanismo che risiede nell'uomo che lo porta ad adattarsi alle richieste di un branco. Questo elemento riconoscerà come belli gli scarponi perché per sentirsi parte di questo branco che conosce come belli questi scarponi, lei adatta il suo istinto a riconoscere come propri, come elemento che la contraddistingue dagli altri branchi, questi scarponi. Però ragazzi, questo non è un meccanismo cosciente di cui lei è consapevole. Lei si accorge che vede questi scarponi, li indossa e gli piacciono, la fanno sentire bene. Questo è uno di quei meccanismi dell'inconscio, di quelle cose che avvengono, di cui voi vi accorgete solo marginalmente, ma non sapete perché. Questa ragazza sentirà felice nell'indossare questi scarponi, perché indossando questi scarponi lei si sente parte di un branco e ha sicurezza. Ha più sicurezza perché se sa di far parte di un branco, quanto più ne fa parte, tanto più è garantita la sua sopravvivenza. Così per gli animali. Quanto più un animale è parte di un branco, tanto più il branco lo difenderà se verrà attaccato. Quindi l'istinto di portarci a riconoscere come piacevole qualcosa è la sicurezza, la certezza di avere un aiuto e di sopravvivenza. Questo è un banale meccanismo. Però, dove vogliamo arrivare con questo? Ovviamente sarebbe pazzesco di fare una vita scelta di distacco completamente dal gusto materiale, dal piacere, dal far parte di un branco, andare a vivere come eremiti, sarebbe anche contro natura. Però è importante che voi, alla luce di questa consapevolezza, di questo meccanismo, sappiate valutare le situazioni e valutare quanto far parte di un branco sia utile, quanti siano i vantaggi e quali siano gli svantaggi. L'istinto si è conservato dall'evoluzione e la selezione naturale, dove se tu non facevi parte di un branco venivi ucciso. Adesso noi siamo in uno stato, con le leggi, con degli accordi tra tutti gli uomini, a prescindere dal branco, in cui comunque la sopravvivenza è garantita. Quindi questo residuo dell'istinto è, meno male, poco utile. Inutile se non, poco utile se non addirittura inutile. Però comunque noi istintivamente ci procura un piacere, perché questo istinto, che lo vogliamo o no, comunque ci procura un piacere per garantirci la sopravvivenza. Ovviamente l'istinto, ragazzi, è una parte del cervello, diciamo, stupida, che non è in grado di elaborare il contesto in cui viviamo in modo così preciso, di accorgersi che nella società attuale non è più necessario il farmi unire ad un branco. Ad esempio, se per far parte di un branco o di un gruppo di persone voi sentite a vostro agio questo gruppo portando i pantaloni bassi, fate la valutazione. Quanto è comodo girare con i pantaloni bassi, con il cavallo molto basso, quindi che vi impedisce il cammino? Se vale davvero la pena, anche in quel contesto, vestirvi così, allora cioè, non c'è niente di male. Se per voi è comodo inserirvi in questo modo, lo svantaggio di camminare in questo modo viene superato dal vantaggio di far parte di questo gruppo e di inserirvi, allora fatelo. L'importante è che voi ne siate consapevoli. O anche i vestiti. Noi siamo portati per moda a comprare vestiti costosi. La moda cos'è? La moda è l'essere interessati, l'adattarsi alle esigenze di un particolare tipo di branco, la classe elevata, la classe socialmente più elevata. Loro hanno un sacco di soldi, possono comprarsi vestiti costosi. Noi, comprando anche noi vestiti costosi, istintivamente sentiamo un piacere, ci vediamo belli. In realtà l'istinto
fa in modo che noi ci sentiamo più vicini alla classe potente con i soldi, ci rende più capobranco nel contesto in cui viviamo. In un gruppo di amici, ad esempio, usciamo la sera, se sono quello più ben vestito, sono quello che più si avvicina al gruppo delle persone ricche, che nella nostra società significa potere. E quindi io, senza fare tutto questo ragionamento, mi sento, che bello, mica questo vestito mi sta bene. E anche altre persone diranno, guarda quanto è bello con quel vestito. Il meccanismo è questo, un vestito costoso dall'idea che io sia più vicino ai potenti, che io abbia più controllo sugli altri. O anche collane. Ragazzi, una collana è un elemento scomodo al collo comunque, cioè, e un vestito di certo non averli è più comodo. Stessa cosa per i bracciali, certo non averli è più comodo che averli. Però comunque, se ci rendono, se vengono riconosciuti dagli altri come elementi più piacevoli, ci permettono di inserirsi, voi fate questa valutazione. Tenere una collana è un piccolo fastidio, non più di tanto, insomma. Il vantaggio che ne traggo, magari la gente mi fa complimenti, inizia a parlare con me, discutiamo di questo, è un elemento molto piacevole. Questo sacrificio vale la pena. Ho anche un orologio da posto, ormai gli orologi sono inutili, abbiamo tutti quanti i telefoni, sono davvero poco utili gli orologi. Sono più una questione di moda, specialmente quelli costosi. Ci sono però anche alcuni elementi, e questo lo dico importante per le ragazze, come i tacchi. I tacchi, credo che nessuno abbia da obiettare, sono obiettivamente scomodi, sono proprio fastidiosi. Però le ragazze li indossano comunque perché loro si sentono belle, si sentono in una condizione di benessere quando indossano i tacchi. Perché? Perché il branco è abituato all'idea che le ragazze che indossano i tacchi sono più piacevoli da vedere, sono elementi più belli, quindi siamo superiori alle altre ragazze che non li indossano. È un istinto. In questo modo loro riescono a scavalcare socialmente una fetta di altre ragazze, ad avvicinarsi al diventare il capo branco. Però ragazzi, anche qui la cosa ovvia non è da disprezzare, poter diventare, superare altre persone. Però bisogna valutare bene i rischi, quali sono i rischi che comportano, dall'altro lato della bilancia cosa c'è. E non è solo una questione di altezza, ma qualsiasi tipo di tacco è scomodo, se non tranne stare colpiti a terra. E ci sono varie conseguenze: strati muscolari, compressione di nervi, deformazioni delle ossa a causa della postura scorretta, deviazione anche delle dita. Ci sono tutta una serie di danni a causa dei tacchi. I tacchi, ricordi quanto veniva speso ogni anno per... Una roba di milioni, diversi milioni di dollari ogni anno per interventi di ricostruzione del piede a seguito di una postura scorretta, che è quella appunto dei tacchi. A questo punto, con la consapevolezza che il meccanismo di bello è questo, inserirsi socialmente e riconoscersi parte di qualcosa, e quindi non c'è nient'altro che al bello, come il principio metafisico, la versione romantica, la versione che viene data dall'Ottocento, romantica della bellezza, che sublima, che eleva. Niente, è un meccanismo di trarre un vantaggio. La consapevolezza che però ci sono dei rischi, allora a questo punto voi dovete mettere sulla bilancia i due vantaggi, vantaggi e svantaggi. In questo modo fare una scelta più ponderata delle cose. Parlare in elaborazione. Ragazzi, ci sono persone che arrivano a indebitarsi per avere telefoni all'ultimo modello o per avere macchine costose come delle Audi e delle Mercedes. Se loro fossero davvero consapevoli di qual è il meccanismo di bello, perché trovano bello quel telefono o quell'auto, si renderebbero conto che il vantaggio è un po' più di inserimento sociale. Ma dall'altro lato della bilancia c'è non riuscire a mangiare, avere problemi con la famiglia, mantenerla. Allora, se fossero coscienti di queste cose, riuscirebbero a fare una scelta più opportuna. Perché credo che nessuno di voi, alla luce di questo, pensi che avere una macchina, un Audi invece che una Fiat, sia un vantaggio maggiore rispetto a non poter mangiare. Eppure ci sono tanti di questi casi. Perché? Perché l'uomo non è così razionale da riuscire a fare questo? Perché il concetto di bello e gli istinti sono governati dalla sfera del subconscio. Questo vi accenno l'argomento che tratteremo nella prossima lezione. Il subconscio. Il subconscio sono tutta quella serie di meccanismi di cui noi non ci rendiamo conto, che avvengono inconsciamente e che si sono selezionati a livello di malesco prima della formazione della società per garantirci la sopravvivenza. Dato che il loro scopo era garantire la sopravvivenza,
sono degli impulsi potentissimi che hanno un forte potere di controllo sulla nostra mente e sulle nostre azioni. E cosa grave, senza che noi ce ne accorgiamo. Non riusciamo ad accorgerci di questi meccanismi. Con l'evoluzione però della società, lo sviluppo di questa società, molti di questi meccanismi sono inutili, sono diventati inutili e superflui, e in alcuni casi, come abbiamo visto, sono addirittura dannosi. Per questo, come vi avevo accennato nella prima lezione, è utile conoscere quali sono questi meccanismi che ci controllano, affinché noi sappiamo fare una scelta, sappiamo quali seguire e quali non seguire, per garantire, ragazzi, non per motivi religiosi, etici, proprio per garantire una migliore sopravvivenza a noi stessi. Nel momento in cui io so che riconoscere come bella una macchina è un istinto che porta un mio interesse, un mio vantaggio personale, però non mangiare è un mio svantaggio, io riesco a vivere molto meglio, perché riesco a rendermi conto del fatto che avere una bella macchina è una futilità, una cosa che non mi incide più di tanto, e che invece mangiare è una cosa molto più utile e necessaria alla mia sopravvivenza. Ragazzi, proprio da un punto di vista pratico, garantirci una sopravvivenza maggiore, avere degli interessi maggiori. Però bisogna stare molto attenti, bisogna conoscere bene il subconscio, perché è come un castello, una roccaforte all'interno della nostra mente, con un muro di cinta che al massimo qualche feritoia la possiamo accedere e guardarci all'interno, però non riusciremo mai a avere il pieno controllo. Oltretutto, se qualcuno provasse ad attaccare il subconscio, tipo una persona che cerca di svelarci, ad aggredirci svelandoci i meccanismi del nostro subconscio, lui sfrutta tutta la potenza che ha per farci rispondere e combattere nel modo più aggressivo possibile. Vi racconto ad esempio un caso che eventi capitati a me in Italia, e anche ad altri, insomma, che interagendo con delle persone, ad esempio la questione dei tacchi, cercavamo di spiegare quale fosse il vero principio, che il tacco non è un alla donna piace stare col tacco, questo è un vantaggio personale, essere riconosciuta come una donna più bella, perché ragazzi il tacco da grosse polpacci, da una camminata più traballante e da un'idea più di fragilità, e a livello istintivo di selezione degli animali, questi sono degli elementi che aumentano l'attrazione. Quindi il meccanismo del tacco è attrarre maggiormente altri individui. E in questo, come selezione naturale, si fa una scalata sociale. E quindi una persona prova piacere nello scalare socialmente. Solo che succede? In questo modo, se tu lo dici a una persona, specialmente in tono aggressivo, pseudo-offensivo, tu cosa fai? Vai ad attaccare non tanto la persona e la sua autocoscienza, ma vai ad attaccare il suo inconscio. E ragazzi, fidatevi, nel fare questo la persona risponde in un modo aggressivo, con rigonfiamento delle giugulari, viene del collo, e faccia che si gola di rosso, grida, insomma, c'è stata una risposta sproporzionata rispetto al contenuto e al tono con cui avevamo fatto questa affermazione. Persone che sono perfettamente normali, persone con cui tu parli normalmente, che a un certo punto iniziano a gridare come degli animali, benché tu in fondo non li abbia offesi o detto qualcosa del genere, solo che cercando di smascherare quello che c'è dietro il loro comportamento, attacchi il nucleo della loro mente, e questo li fa reagire nella maniera più violenta possibile, appunto come gli animali che in realtà tutti noi siamo. Ragazzi, per darvi un'altra idea della potenza del subconscio, la pazzia. I pazzi, quelli che hanno allucinazioni, cosa succede? Spesso il meccanismo è questo: loro hanno dei problemi di inserimento sociale, di solito sono persone normali, quelli non che nascono già con malattie mentali, persone che sembrano persone normali e poi impazziscono. Solitamente sono persone con problemi di inserimento, un po' deboli, si offendono facilmente, e possono iniziare ad avere dei problemi, tipo problemi lavorativi o successo a scuola. Il loro subconscio, pur di non fargli accettare la loro sconfitta, il fatto che loro siano degli elementi bassi della società, non riescono ad avere successo socialmente, né nel lavoro né a scuola, cosa fa? Gli fa avere addirittura in alcuni casi le allucinazioni, crea una nuova realtà che loro vedono, che sia alternativa a quelle in cui vivono, pur di non fargli accettare l'idea che loro siano degli elementi bassi della società, che hanno poco valore, sempre a livello di istinto animale. E sapete che siete un pazzo,
voi cercate di distruggere il castello che ha costruito il suo subconscio, cercate di fargli rendere conto che in realtà quelle che lui vede sono solamente allucinazioni, che in realtà quello che lui dice di sentire, di vedere, le voci che nella testa non esistono realmente, questa persona rischia di impazzire, suicidarsi o di chiudersi completamente e di smettere di parlare con voi. E questo lui non lo fa coscientemente come volontà, è il suo subconscio che gli dice che si sente attaccato. Nel momento in cui si sente attaccato, fa di tutto per evitare di essere smascherato, scoperto, per evitare che voi entrate al suo interno e svegliate i suoi segreti, i suoi meccanismi. Ragazzi, nella prossima lezione tratteremo appunto come funziona il conscio, sul conscio e il superiore, e tratteremo anche i vari livelli con cui le persone comunicano, livello verbale, livello del pensiero e anche livello inconscio. Posso fare una vostra idea di fare qualche... No. Posso fare solo due frecce a senso, ragazzi. Ascoltate, due considerazioni che emergono da quello che hanno detto. Complimenti, bellissima. Mi è piaciuta assai, mi faccio veramente i complimenti. Non immaginavo. Cose nuove anche per me, molto ben impostate. Due concetti che emergono sono: uno, il bello noi lo tiriamo fuori perché abbiamo una necessità. Qual è la necessità? Sopravvivere. No, no, allora avete capito. Francesco, ha detto Francesco che... Bravo, quello è la necessità. Perché ormai il sopravvivere non serve più, perché oggi anche chi non è bello sopravvive ugualmente. Infatti una delle conclusioni di Francesco era: mentre a livello istintivo tu una volta volevi essere bello per sopravvivere, perché se facevi parte di un branco era grande la sopravvivenza, perché da soli è più difficile sopravvivere. Oggigiorno invece non hai più questa necessità, però l'istinto di far parte del branco è rimasto, è chiaro? Comunque la sopravvivenza sociale, prima era la sopravvivenza, diciamo... No, in realtà non hai la necessità, tu puoi vivere tranquillamente, cioè non è necessario di... Diciamo, tu l'istinto di sopravvivere come mangiare, come difesa, a sopravvivere in una società... No, è rimasto l'istinto di far parte di un gruppo, questo è l'istinto primordiale. Che prima serviva a mangiare perché il più forte uccideva gli animali, lo spartiva per il branco, adesso non serve. Io adesso non serve più. Adesso questo istinto è praticamente inutile, però è rimasto ovviamente conservato. Alla luce delle inutilità rispetto alla sopravvivenza, il meccanismo ci sta fregando però, perché abbiamo la necessità di appartenere a un branco. Questo sì, può essere anche vantaggioso sotto alcuni punti di vista, ma dipende dal prezzo che noi siamo costretti a pagare per appartenere a questo branco, o no? Nel caso delle scarpe con i tacchi, per esempio, è un prezzo da pagare, la scomodità, vale la pena? Domanda. No. Perlomeno, se poi c'è un ragazzo che vi piace, che... con cui ci volete provare, ad esempio, mettetelo in un'occasione in cui ci sta, però almeno voi ve ne fate un uso cosciente, ad esempio, qui c'è della gente, vi voglio inserire, vi metto stasera i tacchi, se è una festa con gli amici, una festa patronale in cui dovete uscire, state comodi, vedetevi la giornata con gli amici, insomma, sfruttate anche il fatto che voi sapete come funziona questo meccanismo. E questo è importante. Allora, dicono loro, l'importante è sapere almeno qual è il meccanismo, in modo che voi lo potete governare. Ragazzi, faccio un esempio personale di quando era, due anni fa. Sì, 5 anni fa. In pratica io portavo al polso un sacco di bracciali, quelli tipo africani, cioè, collezionavo quelli tenivo al polso, avevo una ventina, sembravo tipo gli indigeni, insomma, con un sacco di questi bracciali. Praticamente erano fastidiosi, non tantissimo, però insomma quando appoggiavi il braccio, se facevi pressione rimaneva il segno, o facevi la doccia e impiegavo più tempo ad asciugarsi, insomma, dovevi fare il polfone. Quindi comunque una perdita di tempo, di certo, quindi era un vantaggio in comunità. Io mi giustificavo con mi piacciono queste cose africane, mi piacciono sul mio corpo. Però poi, conoscendo questi meccanismi, questi principi di funzionamento, ho capito che i bracciali erano solo un inserimento sociale, la gente fa che sono questi, tu però mi raccontavi una storia, non te l'ha regalato, l'occasione in cui l'hai preso, la vacanza non so dove, insomma. E a questo punto vi dico, non è che smetto di mettere i bracciali, però io so che se c'è un'occasione in cui mi serve inserirmi socialmente, o c'è qualche ragazza che mi piace ad esempio, io metto questi bracciali in quell'occasione, però perlomeno mi tengo questa cosa scomoda solamente quando mi servono.
di questo accorso non mi serve, io sono venuto qui a parlarvi e a spiegare le scienze. Mi sono vestito solamente per coprirmi dal freddo, insomma, sto nel modo più comodo possibile. Perciò questo è, conoscendo i meccanismi, fate un uso e una scelta critica delle cose che, farete. E poi vi volevo fare concentrare su un altro punto. Francesco ha detto giustamente, sapete quali sono i meccanismi, quindi li potete governare. Va bene. Cioè, in certe occasioni uno può anche sfruttare questi meccanismi, però siete coscienti di farlo. C'è un però a monte di tutto. Uno mette i tacchi, si pittura il muso, gli occhi, i capelli, eccetera, perché vuole fare una conquista, tra virgolette, o vuole fare un'ascesa sociale. Va bene. Valutate bene quel tipo di strategia, perché potrebbe non essere la migliore. Facciamo un esempio. Le ragazze, o i ragazzi, uguale. Allora facciamo un esempio delle ragazze, con i tacchi, i ragazzi con la cravatta, giusto per fare degli esempi pari. L'uno e l'altro indossano delle cose scomode, la cravatta un po' stringe, le scarpe con i tacchi sono scomode, perché hanno un secondo fine, quale a una festa conquistare una ragazza e viceversa un ragazzo. Va bene, un esempio proprio pratico, quotidiano. E magari riescono nell'intento, la ragazza conquista un ragazzo conquista una ragazza. È stata la strategia migliore? Non credo. Sapete perché? Perché chi ha puntato sull'effetto esteriore, in questo caso la ragazza e il ragazzo, non si è reso conto che un domani ci sarà sicuramente una ragazza e un ragazzo più belli, tra virgolette, di loro. E che quindi quella loro conquista può essere messa in crisi dall'altro incontro, o no? O uno ha la convinzione di essere la più bella al mondo, o il più bello al mondo, non credo. Quindi se la vostra scelta strategica è quella di apparire, avete giocato una pessima carta, perché l'indomani o dopo una settimana o un mese ci sarà un altro più bello, una più bella che competirà con voi. Ragazzi, ricordate l'immagine di Schwarzenegger? Oh, sì. Schwarzenegger, lui ha prodotto tutta la sua vita sulla sua immagine, sul passare tantissimo tempo in palestra a svilupparsi dei muscoli. Poi quando l'elastina è arrivato a 75 anni, distrutto il collagene, lui non può fare più niente, tutto il suo investimento in vita, tutto quello che tu gli hai perso. Scusa, la chiavetta? Tutto quello che lui ha investito in intera vita, così è andato via. La sua vita adesso probabilmente avrà, se non se la gode per i soldi, avrà problemi depressivi e capita con le persone che invecchiano, la crisi di mezz'età invecchiano e poi tutto quello su cui hanno puntato la loro bellezza, loro non possono farci più niente, gli sfugge di mano, va via. E i loro investimenti di vita sono falliti, non possono più competere su quell'aspetto perché c'è gente più giovane di loro e loro non hanno più aspetti su cui rimontare. Quindi l'invito dov'è? Qual è il migliore investimento? Qual è la strategia migliore per la conquista? La mente, il fascino della mente. Lì difficilmente potreste avere dei rivali, perché ogni bellezza mentale è unica e se voi puntate su quella state sicuri che difficilmente qualcuno potrà competere con voi. Sull'aspetto esteriore non illudetevi. Foste anche i più belli in Italia, ci sarà qualcuno in Germania, in Inghilterra, in Finlandia che sarà più bello. O comunque al massimo 5-10 anni dopo spunterà qualcuno più bello di voi perché voi siete invecchiati. Quindi è una cosa che non dura neanche tanto. Anche perché la bellezza cosa vi dà? La compagnia di altri elementi belli. E questo cosa vi dà alla fine se ci pensate praticamente? Niente. Cioè voi investite per essere belli, per ottenere cosa la compagnia di altri elementi belli. Alla fine è un ciclo infinito che non produce niente. Vi faccio un esempio pratico. Loro, Antonio, Gaetano, Francesco, Aldo, Domenico di là, sono ragazzi giovani, 18-19 anni più o meno, nel fiore della gioventù, no? E sono oltretutto anche dei bei ragazzi, tra virgolette, detto con molta obiettività. Se una di voi, parliamo delle ragazze, volesse puntare a uno di loro, sbaglierebbe profondamente nel mettersi il rossetto, le scarpe con i tacchi, la minigonna, eccetera. Perché chiedetelo, sarebbe un elemento di richiamo per loro? No, anzi, magari potreste anche essere molto intelligenti e quello diventa una barriera.
già per il fatto che siete conciate così, è una barriera, dum, scattate. Chi verrà attratto da voi? Quegli altri dove hanno come unico obiettivo l'aspetto esteriore, ma che non avranno questo. O peggio ancora, potreste attrarre degli elementi che sono interessati a voi solo momentaneamente, finita la vostra bellezza, finito il vostro rapporto con loro. Riflettete su questo. Io quando la trovo una più bella, durante... O finché non si stancano, la bellezza attiva, la sua passione. Qualcosa che sembra bello, di solito sembra bello per i primi tempi, dopo un po' ci abituiamo a qualsiasi tipo di bellezza, chiamiamola cosa esteriore. Questo è un meccanismo un po' più complesso. Ragazzi, un'ultima cosa vi volevo dire. Avete fatto caso a quest'ultima diapositiva, no? Attaccare il subconscio in maniera diretta porta a una ribellione del subconscio che utilizzerà tutta la sua forza mentale per prendere la persona che è attaccata e farla diventare quasi un animale nei confronti della persona che attacca. La domanda che a questo punto ci possiamo fare è: come è possibile quindi che una persona riesca a cambiare il modo di vedere di un'altra persona? Questa è una cosa molto complicata. Questo quando solo ti tacchi, così come fa, ma la persona si convince. No. Si troverà delle giustificazioni. Tu pensa che abbiamo fatto aspetta, va bene, ho fatto un incontro in cui discutiamo di questo argomento, i tacchi. E le ragazze arrivano addirittura a dire. I tacchi sono più comodi delle scarpe normali. La questione era, se voi doveste fare una passeggiata a Roma, visto il contrasto in cui l'avevo messo, se voi mettete i tacchi perché comunque volete attrarre, ma non volontariamente, ma inconsciamente come istinto, arrivarono a dire, noi facciamo una domanda, se voi trovate, tipo, dovete fare una passeggiata a Roma, cosa preferite? I tacchi o le scarpe da ginnastica? Hanno detto che i tacchi sono più comodi delle scarpe da ginnastica e migliorano la postura. Quindi vuoi vedere quanto è potente il subconscio? Che arriva addirittura a modificare la tua concezione della realtà pur di non negare che stai avendo torto. Cioè, pur di continuare ad avere ragione, pur di continuare a convincerti di quello che hai sempre creduto, arriva a modificare quello che pensi della realtà. E addirittura forse a percepirlo. Tu non sai, ti ho detto a madre, ma per quale i tacchi se c'hanno delle scarpe con i tacchi? Penso di sì. Dì che però non è per gusto, ma solamente per... Tu vedi quanto ti danno fastidio e pensa al fatto che il subconscio riesce a farti ignorare quel fastidio, a farti sembrare più comodi delle scarpe della ginnastica, pur di non svelare i suoi meccanismi di funzionamento. Anche quando faranno male le famiglie polpacce, ti rendere conto di quanto è potente il subconscio. A questo punto rimangono alcune domande. Una, perché svelare il subconscio è così poco piacevole? È una ragione che vedremo nella prossima volta. Ogni volta che viene svelato il meccanismo del nostro subconscio, ci arrabbiamo, diventiamo delle bestie. Fino a qualche secondo fa eravamo calmi, diventiamo proprio bestie dall'apparenza di bestie. Con i denti digrignati, gli occhi con tutte le rughe, le giugulari che si gonfiano sul collo. Sì, ragazzi, sì, guarda, io sono andato vicino alla morte per una cosa del genere. Tutto perché avevo detto a una signora di mezza età che si metteva il motivo per cui si metteva i tacchi, è diventata una bestia, una cosa che non avrei mai pensato. Si stava menando a mani un altro poco. E come ti permetti, esatto, sposato, esatto, io sono una donna sposata. Io dico la verità, vabbè, è stato un episodio poco la piacevole, salvo. Ma è? Una salvo. Una? Una salvo, alzato. Sì. È stato un alzato perché non sapevo che avrebbe reagito in quel modo. È lì che abbiamo scoperto io e Francesco quanto potente può essere la risposta del subconscio quando viene smascherato. A questo punto uno si chiede perché il subconscio non vuole essere smascherato. Questo lo spiegheremo un po' meglio la prossima volta. Io vorrei sapere quando è l'altra domanda che ci si può chiedere è: visto che abbiamo questo subconscio che possiede di tutti degli istinti che a un certo punto diventano uno stato piuttosto che un modo per sopravvivere, come possiamo bypassare questi istinti, come possiamo governarli? Ma soprattutto, una volta che saremo arrivati a governarli, ci renderemo conto di un dramma. Per quanto una persona possa riuscire a dominare al massimo, perché non riuscirà mai completamente a dominarli, lo vedremo nella prossima volta perché, per quanto una persona possa arrivare al massimo a dominare tutte le sue pulsioni inconsce, si troverà comunque a vivere in una società dove tutti gli altri sono governati da queste cose. Quindi la prima cosa che cercherà di fare una volta raggiunto questo stato
stadio e cambiare gli altri in modo da far vedere anche a loro la verità. Ma cambiare gli altri è un grosso problema, perché rischi di prenderti le mazzate nel vero senso della parola. Quindi come si fa ad entrare all'interno di questa fortezza senza essere fucilati? Comunque ragazzi, anche questo lo vedremo. Se c'è una cosa, il subconscio non è solo un mostro che fazioni, anche il subconscio vi controlla di base. Quando è stata l'ultima volta, ad esempio, Fabri hai invitato, che ha alzato il tono di voce, come sarà stato? O quindi ragazzi, stai che del più spesso, c'è cioè, l'ultima volta che avrei invitato, che è capitato di invitare ultimamente. Sapete ragazzi perché si grida parlando con una persona? Perché si viene attaccati, si va in una stato di debolezza dove si rischia di essere sconfitti verbalmente, si ha paura di scalare socialmente, di essere eliminati dal branco, di rimanere soli, e si grida. Ragazzi, gridare, alzare il tono di voce, è come i venti al baio. Si alza il tono di voce per impaurire l'altro e per controllarlo. Chi riesce ad avere più forte dal controllo sull'altro? Alzare il tono di voce, ragazzi, nella relazione tra due persone è inutile. Ragazzi, porta svantaggio, perché nel momento in cui due persone gridano, quello che si diranno non importa il contenuto, le parole che si dicono, io potrei anche dire, ragazzi, voglio bene! Lui non si accorge, perché quello che passa, e lo vediamo nei vari livelli di comunicazione, è il tono con cui lo dico. E il tono con cui lo dico è un'aggressione, e lui risponderà, le parole saranno solo una giustificazione. Lui risponderà solo per alzare il tono di voce più di me, per poter avere il controllo, sarà chi gli darà di più.